Siamo in compagnia di Gianfranco Piccillo, presidente dell'associazione Stabia Moe, nonché membro importante dell'associazione Stabia in Progress, anche lui presente a questo terzo appuntamento per la nuova apertura delle terme, delle fonti delle terme stabiesi. Abbiamo visto c'è stato un po' di tensione tra il sindaco e i dipendenti delle terme. La sua opinione sulla questione? Ma diciamo che bisogna distinguere le vicende, nel senso che l'evento del ritorno all'uso civico delle acque minerali è un fatto storico e molto positivo per la città di Castellammare, perché Castellammare è città delle acque, non a caso, sono acque minerali medicamentose, che non tutti sanno fuori Castellammare che noi abbiamo delle acque minerali che non solo sono buone da bere, acque leggere, ma abbiamo anche delle acque che risolvono alcuni problemi di natura medica, possono quindi essere considerate vere e propri farmaci. Questo quindi, come il fatto di poter bere e di poter tornare a usufruire di queste fonti per gli stabiesi e non solo, quindi per i turisti, per tutti quelli che vogliono, è un fatto enormemente positivo. La vicenda chiaramente dei dipendenti delle terme che sono stati licenziati è quella più triste, che però a mio avviso non deve rappresentare questa giornata, nel senso che sono due cose che contrappongono due vicende, una triste e una positiva, che io mi auguro in futuro possano essere invece risolte, nel senso di ridare non solo a questi lavoratori che sono stati in passato dipendenti delle terme, ma anche a tanti altri stabiesi, di poter lavorare in una ripresa di un termalismo che possa rappresentare uno dei volani di crescita della nostra città, che a mio avviso è una delle città più belle della nostra nazione e perché no dell'intera Europa. Ecco, come diceva lei, a prescindere dal confronto senza risultati immediati tra il sindaco e i lavoratori delle terme, comunque è un piccolo passo importante in un contesto cittadino comunque molto difficile, almeno quello di ridare a piccoli passi a Castellammare il proprio simbolo, quindi le terme e le fonti delle terme. Sì, domani mattina ci sarà l'inaugurazione della Fonte San Giacomo, che è un'altra acqua che c'è al centro antico di Castellammare, che ha la fortuna di avere tutte queste acque minerali. La cosa importante è quindi ricominciare una città, riprendersi quindi le sue ricchezze. Il momento difficile che sta attraversando Castellammare è un momento difficile di tutta la nazione, forse direi di tutta Europa, quindi c'è una crisi economica, ci sono tantissime difficoltà, solamente se tutti insieme riusciamo a metterci a lavorare, metterci a risolvere queste difficoltà facendo delle critiche costruttive e non delle semplici lamentele, possiamo quindi ritornare a essere un punto di riferimento importante di tutto il comprensorio campano e napoletano, a partire proprio dalle terme, ma io direi che Castellammare piano piano a piccoli passi può rinascere, ritornare ai fasti degli anni 50 e 60. Grazie.